Ben ritrovati amici di Tech Different, siamo qua con questo quadernetto e la sua relativa penna. Si chiama Rocketbook, come possiamo vedere. Una volta scaricata l'applicazione sul nostro smartphone, che sia iOS o Android, cosa possiamo fare con questo Rocketbook? Ricordo che la penna si chiama Frixon ed è specifica per questo quadernetto, che è possibile acquistarlo in vari formati, in formato così a mo' di agendina, in formato di calendario magari, oppure c'è anche il mix agendina più agenda di appuntamenti più calendario, oppure con formato più grande, quaderno proprio vero e proprio, più grande ancora. Allora, vediamo qua sulla prima pagina dei simboli. Questi simboli ci servono perché ad ogni simbolo gli possiamo abbinare qualsiasi servizio, che sia iCloud, Google Drive, la nostra mail personale, quella del lavoro, eccetera, o quella di un collega o del nostro superiore. Poi, come vediamo, sono pagine particolari, ce ne sono un po' di pagine, quindi non è che sono due paginette in croce. Sono pagine particolari con un codice QR e soprattutto, non so se li vedete qua sotto, abbiamo dei disegnini che corrispondono alle iconcine che abbiamo visto prima. Questo perché quando andremo a scrivere su questa, sulle pagine in pratica, scriviamo Tech Different. Velocemente, ok.it, perfetto. Noi andremo a selezionare una delle icone in base al servizio a cui la vogliamo o con chi vogliamo condividerla. Magari seleziono il diamantino, vedete? Perché? Perché poi con l'applicazione, con la fotocamera del nostro smartphone, andremo a scannerizzare la pagina e condividerla con il servizio scelto. Cosa significa? Significa rapidità, condivisione rapida senza dover neanche star lì a scrivere mail o quant'altro, perché l'applicazione subito dopo che ha scannerizzato, ci dice cosa vogliamo fare. Vuoi inviarla subito? Vuoi tenerla a memoria? L'applicazione è in inglese, ma è basilare, non è che sia molto complicato. Il bello però non è finito qua, perché con questo panno, che è in dotazione, lo ricordo così come la penna, una volta inumidito, andiamo a cancellare i nostri appunti, così da poter liberare la pagina, le pagine. Ciao a tutti. Ok, faccio lo scanner perché il codice a barre è abbinato al simbolino che posso ovviamente cambiare e lo invio dove voglio io. Semplice, rapido, veloce. Cancello. E la pagina è come nuova, ovviamente bisogna lasciarlo asciugare un attimino. Allora, il Rocketbook, come ho detto, è disponibile in vari formati. L'applicazione è di una semplicità unica, anche se è in inglese. Adesso vi faccio vedere anche la busta che vi arriva a casa insieme al Rocketbook, che vi spiega semplicemente e rapidamente come fare, ma anche l'applicazione, i primi passi sono molto semplici. Cosa significa? Possiamo condividerlo con Google Drive, iMessage, OneDrive, iCloud, OneNote, Slack, Box, Dropbox, tramite email, Evernote. Decisamente ottimo. Il Rocketbook, allora, questo formato qua, che è formato agendina piccolina, cioè piccolina, sì, media diciamo, costa all'incirca 34 euro con la sua penna. Vi ricordo la penna che una volta che quando si consuma l'inchiostro bisogna comprarne un'altra, costa circa 6 euro, però ovviamente l'inchiostro ce n'è. Il bello di questa penna è che il tappino ci permette di andare a cancellare eventuali errori, magari non so, stiamo facendo uno schizzo di qualche progetto, abbiamo sbagliato a scrivere senza, non abbiamo ovviamente la possibilità di avere il panno umido, andiamo a cancellare con la puntina dietro, ovvio.
Molto bellino come dispositivo, lo chiamo dispositivo perché appunto ci permette di condividere il nostro lavoro o i nostri appunti con chi vogliamo. Ovviamente il panno che è in dotazione lo possiamo utilizzare a casa oppure in ufficio, però se abbiamo delle salviettine leggermente umidificate, possiamo usare anche quelle, tipo le Fresh and Clean, no? Togliamo, cancelliamo e andiamo avanti a lavorare una volta che abbiamo salvato il nostro progetto, le nostre note. Quindi direi che questa è una, magari molti di voi già lo conoscono, però io l'ho scoperto da poco ed è molto molto utile perché mi permette appunto di condividere le note con chi voglio io. Rocketbook, semplice, bello, pratico.